Cosa sappiamo di Lapo Saltarelli? Beh, la data di nascita la possiamo ricavare dalle sue prime partecipazioni ai consigli cittadini, che risalgono ai primi anni 1280. Visto che per accedervi era necessario avere più di 25 anni, possiamo immaginare una data di nascita anteriore al 1255 senza ulteriori precisazioni. Non sappiamo chi fosse sua madre, ma sappiamo che suo padre, Guido di Orlando, era originario di Monte di Croce, nella bassa Val di Sieve, e che si era inurbato, cioè trasferito a Firenze, nel popolo di Santo Stefano e nel sesto di San Piero Scheraggio, in una casa torre ancora oggi conservata nella piazza che ancora oggi si chiama Piazza dei Saltarelli. Lapo ebbe come fratelli minori Simone, che fece una grande carriera nell'ordine domenicano, e Cerbino, detto Bino. Si tratta di elementi che ci permettono di chiarire piuttosto bene il profilo del padre di Lapo, un immigrato benestante, di buon livello, capace di abbracciare relazioni a Firenze tanto con la Chiesa quanto con il Comune, che gli permettono di incrementare la propria fortuna. Sappiamo che nel 1319 i Saltarelli possederanno molti appezzamenti di terreno nel loro villaggio d'origine, Torre a Decima, e soprattutto di fare studiare i figli. È proprio sulla base di questo investimento, per così dire, nella formazione, che Lapo può compiere degli studi di diritto che lo portano senz'altro all'iscrizione a una delle arti maggiori della città, quella dei giudici e dei notai, alla professione in veste di brillante principe del foro. Già nel 1282 è attestata una mediazione sui beni dotali di una delle sorelle di Corso Donati, dunque un caso molto importante nel foro cittadino, forse addirittura all'insegnamento, anche se questo è più dubbio, perché se è vero che detiene il titolo di Iuris Civilis Professor nel 1283, non è detto che abbia praticato continuativamente l'insegnamento. Con un profilo del genere non stupisce di trovarlo al vertice delle istituzioni del Comune di Firenze. In particolare proprio negli anni 1280, quando, come ha notato Silvia Diacciati, sono proprio i giuristi a dare l'impronta ideologica al comune che chiamiamo del secondo popolo. Sono gli anni della discussione sui modi in cui il popolo delle arti debba affiancarsi al comune e sui limiti della partecipazione di coloro che cominciano a essere definiti magnati. In queste discussioni Lapo occupa una posizione intermedia, tipica del suo ceto, che, come ha scritto John Najemi, oscilla tra le élite dei cavalieri che avevano dominato il comune e le arti minore. Gli interventi conservati di Lapo ci restituiscono l'immagine di un cittadino attento a privilegiare l'autonomia dei priori, cioè dei governanti, su quella delle singole arti, difese diciamo dal popolo minuto, e interessato soprattutto a mantenere un largo spazio di manovra ai sapienti e ai loro consigli, a cui in modo pressoché sistematico propone di demandare le decisioni in caso di dubbio. Due sono i campi diciamo di applicazione della politica comunale che attirano specialmente Lapo Saltarelli in questi anni: le relazioni coi funzionari forestieri, ovvero sia i podestà e i capitani che venivano chiamati da altre città a governare Firenze per un certo periodo e che poi venivano pagati per questo, e gli incarichi diplomatici. Nel decennio successivo, 1290, Saltarelli finisce per diventare a due riprese priore, nel 1292 e 1296, e addirittura a divenire egli stesso podestà forestiero a Spoleto nel 1293 e a Brescia nel 1298.
è possibile che questi incarichi siano dovuti a relazioni intrecciate con i podestà e i capitani spoletini e bresciani che erano venuti a Firenze e che dunque Lapo non disdegni, come dire, di intessere relazioni personali nel corso dei suoi incarichi pubblici. Del resto Dino Compagni dirà in un passo della sua cronaca, mettendosi in scena nell'atto di parlare a Lapo Saltarelli: tu che eri solito minacciare e castigare podestà e capitani che non ti favorivano nelle tue cause. Su questa base Lapo Saltarelli vive da protagonista i due grandi eventi della fine del secolo XIII, gli stessi che oggi ci sono particolarmente noti per via della partecipazione politica di Dante. Da una parte la discussione sulla forma degli ordinamenti di giustizia che vede opporsi radicali guidati da Giano della Bella e moderati, un fronte di cui Saltarelli, in cui Saltarelli occupa una posizione di rilievo, e poi i conflitti degli ultimissimi anni del 200 e dei primissimi del 300 dovuti alle ingerenze di Bonifacio VIII nel comune. Tra questi due fatti si trova anche a far parte Lapo di un'ambasciata inviata al Papa Bonifacio VIII per concordare la reazione del Comune di Firenze in merito alle richieste di un legato imperiale, Jean de Chalon, che diciamo scatena una serie di reazioni preoccupate da parte dei comuni italiani e che si conclude poi alla fine con un grande affare, soprattutto per Papa Bonifacio VIII. Quel che è sicuro è che negli anni successivi le relazioni tra Firenze e Bonifacio VIII si complicano in ragione del suo progetto politico di annessione della Toscana e che Saltarelli è al centro di questo conflitto. Nel marzo del 1300 la signoria, cioè i priori, lo inviano insieme a Guelfo Cavalcanti come ambasciatore a Roma e tra gli scopi della missione c'è il raccogliere informazioni su alcuni fiorentini che operano come prestatori mercanti di denaro in curia e sulla loro appunto possibile partecipazione al processo papale di annessione della Tuscia. Tornata a Firenze nel marzo di quell'anno, Saltarelli insieme ad altri istruisce un processo per tradimento contro questi banchieri della curia, in particolare contro tre banchieri, un processo che accende l'ira del Papa, che scrive lettere di fuoco a Firenze in cui se la prende direttamente con Lapo, definendolo lapis offensionis et petra scandalum. Gli attribuisce l'opinione secondo cui il Papa non avrebbe dovuto né potuto intromettersi nei processi e nelle sentenze del Comune di Firenze e sempre Bonifacio VIII lo ritiene meritevole, in caso di mancata presentazione, di una scomunica analoga a quella che si emanava nei confronti degli eretici e che comportava tra le tante cose la liberazione dei debitori da ogni obbligo di natura economica. Per tutta risposta a Firenze, invece di cedere alle pressioni del Papa, lo eleggono priore. È il segno che nel conflitto che ormai si sta aprendo in città e che si è aperto in città tra quanti osteggiano e quanti sostengono le mire di Bonifacio, un conflitto che vede i primi aggregarsi intorno ai cerchi e i secondi intorno ai donati, Lapo è appunto dalla parte dei primi. Peraltro con i cerchi è anche imparentato. Con loro, con i cerchi e con i bianchi e con Dante, Lapo combatte dunque tra 1300 e 1301. La cronaca di Dino Compagni ci offre numerose informazioni riguardo a questa sua partecipazione, a questa sua militanza bianca, anche se si tratta di informazioni in qualche misura biasé, perché quando poi il fronte bianco alla fine è costretto a cedere sotto la pressione del Papa che ha inviato Carlo di Valois e di Corso Donati che con Carlo di Valois rientra in città, l'unità interna alla parte bianca finisce e cominciano i conflitti.
vanno collocate all'interno di questi conflitti nuovi interni al partito dei bianchi le affermazioni che Dino Compagni fa a proposito di un possibile doppio giochismo di Lapo, che vistosi sconfitto avrebbe teso una mano ai neri e addirittura ne avrebbe ospitato uno che era stato bandito per accumulare crediti da spendere poi quando il vento fosse cambiato. Come che sia, se anche tali azioni furono intentate, cosa che è possibile, e se non ebbero efficacia, perché Lapo fu bandito per baratteria come Dante nel marzo 1302 e poi fu anche bandito nuovamente nel settembre dello stesso anno per aver tentato, nel quadro della stessa campagna militare che in quel momento stava combattendo da fuori anche il bandito Dante, di bloccare da Genova gli approvvigionamenti cerealicoli verso Firenze, secondo una modalità tipica, come dire, degli esuli che cercavano di osteggiare la città che li aveva banditi. Come per Dante, le tracce documentarie relative a Lapo Saltarelli dopo il bando si diradano enormemente e praticamente della vita successiva di certo abbiamo solo la data della morte, che avviene 5 anni dopo quella di Dante. In questo Lapo, la vita di Lapo, lo studio della vita di Lapo Saltarelli conferma l'impressione che si ricava ricostruendo la vita di Dante, ovvero sia che la possibilità di lasciare delle tracce archivistiche sia intrinsecamente legata alla posizione sociale e all'inserimento in un ambiente come quello fiorentino dotato di archivi sopravvissuti, cosicché per un cittadino di Firenze ben inserito delle istituzioni tale possibilità di lasciare tracce di sé è enormemente superiore che per un bandito che non si radica a lungo altrove. Questa corrispondenza storica tra Lapo e Dante risulta particolarmente calzante vista proprio la prima parte delle loro vite, vissute a così stretto contatto, prima del 302, nei consigli di Firenze, immediatamente dopo tra le file degli esuli. E per questa ragione risulta particolarmente interessante e problematico il giudizio pesantemente negativo espresso da Dante nel canto quindicesimo del Paradiso, secondo cui la presenza di Lapo Saltarelli nella onesta Firenze vagheggiata e descritta da Cacciaguida avrebbe destato la stessa meraviglia di quella del retto cincinnato nella dissoluta Firenze del 1300. La maggior parte dei commentatori danteschi ricorda, per spiegare questo giudizio, la prepotenza, la disonestà e la viltà di Lapo. Secondo altri, soprattutto a partire da Umberto Carpi, nel giudizio dantesco avrebbe pesato anche l'esigenza, all'altezza della scrittura di quei canti, di attaccare il fratello di Lapo, il domenicano Simone, che dal 1320, ormai in veste di vescovo di Pisa, appare schierato contro il fronte ghibellino e scaligero. Ora, che a Lapo si potessero rimproverare delle scorrettezze trascorse è possibile, così come che negli anni della stesura del Paradiso fosse sempre più vicino al fronte opposto a quello in cui aveva scelto di militare Dante. Io credo tuttavia che la ragione di un simile giudizio vada cercata piuttosto nel più ampio contesto del non giudizio che Dante diede della sua esperienza, sua propria esperienza politica a Firenze. Solo considerando quanto quella fase, la partecipazione nelle istituzioni fiorentine, risulti estremamente sfumata nel racconto di sé che Dante fa nella commedia, che si concentra sul male morale che caratterizza Firenze, sulla distanza di Dante stesso dalle parti che allora si combattevano, solo considerando tutto questo si comprende la ragione che portò Dante a qualificare con un senso negativo esemplare Lapo Saltarelli, che era stato uno dei suoi alleati e protettori più stretti.